Ciao ragazzi, ben ritornati al Venerdì della Maglia. Oggi riprendiamo il nostro Cardigan Evolution. Allora, siamo arrivati al sedicesimo giro, adesso iniziamo il diciassettesimo. Quindi, come sempre, il mio bordo a legaccio, quindi sono 5 maglie. Ok, dopo il mio marcapunto qui. Lo passo e comincio il mio motivo nel davanti. Devo fare anche l'aumento, quindi faccio il mio aumento, un dritto, due rovesci, altro ancora due dritti, tre rovesci. Dopodiché mi trovo qui che ho i miei quattro dritti e devo fare l'aumento, quindi 1, 2, 3, aumento in questo modo. Ok, passo il marcapunto, ennesimo aumento perché sono inizio la manica. E dopo vado tutta dritto facendo gli aumenti. E qui ormai siete tutte brave, sapete come fare. Però lo facciamo sempre insieme per vedere. Ieri avete visto, vi ho fatto il video sulle basi un po' del lavoro a maglia. Applicabile sia con i ferri circolari, ma anche ovviamente con i ferri classici diritti. Vi ho fatto vedere i due tipi di lavorazione al metodo inglese e quello continentale. Poi ognuna sceglierà il metodo più appropriato. E come vi dicevo, l'ho fatto perché molti di voi avevano segnalato il fatto che, diciamo, il video iniziale non era molto ben ripreso, ed è vero perché era uno dei miei primi video e ovviamente non avevo la praticità e l'attrezzatura che ho oggi, quindi era un pochino più pasticcione, diciamo così. Però voi sapete che io sono uno terra terra e accetto consigli, le critiche e l'ho riproposto e ho visto che ha avuto un buon successo, insomma, molti di voi mi hanno scritto e mi hanno detto che hanno capito delle cose in più. Continuiamo, ecco qua, siamo sull'altra spalla. Cominciamo così. Finiamo il nostro giro a dritto. Questo è il diciassettesimo giro, eh. Questo modo. Quasi alla fine di quest'altra manica. Ci siamo quasi. Ecco qua, aumento. Passo il marcapunto. Questo modo. E dopo le mie quattro, quindi devo fare comunque anche l'aumento qua, quindi aumento. Questa qua a dritto, dritto, dritto. Dopodiché ho tre rovesci. Ok, dritti. Poi qua ho praticamente altre quattro maglie, ma devo fare l'aumento, quindi due rovesci.
un dritto con l'aumento, perché non lo voglio qua in mezzo, ma qua fra le due maglie. Maglia, passo il marcapunto e vado a lavorare a legaccio, quindi a dritto, le mie maglie del bordo. E questo è il 17° giro. Adesso faccio il 18° dove lavoro sul rovescio del lavoro, quindi lavorerò le maglie così come si presentano e ci rivediamo per il 19° giro. 19° giro. Questo è un giro dove faremo solo gli aumenti sulle maniche, quindi nel nostro davanti non ci servirà l'aumento. Quindi lavoro normalmente, dopodiché qua c'è il mio marcapunto, lo passo e qua andremo a lavorare tre dritti in questo modo. Poi abbiamo due rovesci, così, e andiamo a lavorare due dritti, tre rovesci. Poi abbiamo 4 dritti e un rovescio con l'aumento. Quindi facciamo il rovescio e poi lavoriamo l'aumento. Passiamo il marcapunto, aumento classico, prendendo la maglia da dietro e continuiamo poi tutto a dritto, facendo i vari aumenti nei punti dove servono. In questo modo. Quindi tutto a dritto. L'altro l'ho quasi finito, mi manca una manica da fare, da lavorare, dopodiché è pronto. Ed è finito, è venuto molto bello e tanti di voi mi hanno mandato hanno postato sul gruppo Facebook le foto perché intanto avete capito come lavorarlo e quindi siete andate avanti da sole ed è questa è una cosa bellissima perché usate la fantasia e riuscite a produrre i vostri capi senza che dobbiate guardare un video, è una cosa molto molto bella. Per me è fondamentale, vuol dire che sto riuscendo nell'intento, cioè quello di darvi le basi e poi di stuzzicare la vostra fantasia nell'andare a produrre i capi più disparati, cioè quelli che vi piacciono di più, ne vedete uno e provate a farlo. Un'altra cosa che vorrei fare prossimamente è facciamo le canottine classica con diciamo la parte del busto e le bretelline, ma fatte sottili. E poi volevo fare, se riuscivo, farvi vedere come da un maglione che avete, da una canotta che avete, fare una specie di carta modello che vi può servire per replicare il capo stesso. Quindi ad esempio avete un maglioncino che vi piace, come vi sta e ne volete fare uno con una fantasia diversa, vi faccio vedere come utilizzare diciamo quel capo per svilupparne un altro, che potrebbe essere carina come cosa, se siete d'accordo. Finisco l'altra mia spalla del 19° giro, questo modo, eccomi qua, aumento e sono sul dritto, dopodiché qua ho un rovescio, quindi lo lavoriamo al rovescio, dobbiamo fare l'aumento
sempre al rovescio perché dobbiamo lavorare dei rovesci, quindi lo prendiamo al rovescio ritorto e lo lavoriamo. Sarà un pochino più difficile, ma ci se la fa, ce la faremo. Prendiamo al rovescio ritorto, allora prendiamo il filo e lo portiamo attraverso. Ecco qua, fatto. Dopodiché abbiamo dei dritti, quindi 1, 2, 3 e 4. Rovescio, 1, 2, 3, dritto, dritto, di nuovo rovescio, rovescio, dritto, dritto, dritto. Anche perché non dobbiamo fare aumenti. E scusate, qua abbiamo sempre dei dritti perché siamo sul nostro bordo. Ok. E vedete che pian pianino il nostro motivo prende forma. Poi voi potete metterci il motivo che più preferite. Dopo qua le incroceremo e verranno una treccia più grossa e due trecce più piccoline. Io nell'altro cardigan ho fatto più o meno 9 aumenti, quindi anche qui farò la stessa cosa in modo tale che possa essere della mia misura. Adesso io faccio il giro numero 20 che è al rovescio e ci rivediamo per il 21esimo. Allora, nel giro numero 21, oltre agli aumenti, dobbiamo andare a cominciare ad intrecciare qualche maglia qui delle trecce. Quindi abbiamo da fare gli aumenti sia nel davanti che sulle maniche. Quindi cominciamo il nostro lavoro, come sempre, le nostre 5 maglie del bordo. Passo, marca punto. E qua ho le prime maglie che devo intrecciare, che sono poi qua giù. Queste qua sono 3, aspettiamo che diventino 4. Quindi qua dobbiamo fare l'aumento, quindi via di aumento in questo modo. Ok? 2 e 3. Così sono diventate 4 e dopo le andiamo ad intrecciare quando intrecceremo l'altra. 2 maglie a rovescio e qui dobbiamo andare ad intrecciare le nostre maglie, quindi ne prendiamo una, la lasciamo in sospeso nel davanti, lavoriamo la successiva, riportiamo la maglia sul ferro e la lavoriamo a dritto, quindi le abbiamo intrecciate, ok? Continuiamo con rovescio, anche qui un rovescio, rovescio, e poi qui abbiamo 4 dritti, ok, rovesci e dobbiamo andarci a fare l'aumento, quindi rovescio e poi facciamo un aumento a dritto ritorto, che dopo lavoreremo a rovescio, a dritto dietro per far venire tutti dei rovesci davanti. Passiamo. Nuovamente abbiamo da fare l'aumento e continuiamo la lavorazione a dritto perché è tutto rasato dopo. Come sempre io li faccio con voi, non mi piace stoppare il video. Lo faccio solo sul rovescio perché altrimenti diventerebbe lungo, ma sul dritto che si va un po' più veloce preferisco farli insieme a voi. Quindi bisogna aumentare, prendo un po' di filo, facciamo l'aumento qui, passo, prendo, aumento e riparto solo sul retro. Mi sistemo un po' il lavoro, me lo faccio scivolare. E continuo. Tutto a dritto.
qua facciamo un aumento, passiamo il marcapunto, aumentiamo nuovamente, prendo un po' di filo, faccio la manica qui, qui la maglia un po' sfuggita, ma la recuperiamo senza problemi, ecco qua. È questa qui che va presa e portata così, ecco, tirata si sistema. Dritto, allora qua abbiamo il mio da fare l'aumento, poi saltate il marcapunto, adesso ce lo rimettiamo. Anzi, no, vedete, questa dritto e qua facciamo l'aumento, perché il cordolone sono 1, 2, 3, 4, le 2, ok, marca punto. Anche qui l'aumento, ne facciamo 1 e 1 a dritto ritorto, uno rovescio, rovescio di nuovo. Ok, poi abbiamo le 4 a dritto, di nuovo rovesci, in questo modo, dopodiché dobbiamo andare ad intrecciare verso destra, quindi maglia in attesa sul retro, lavoro a dritto la maglia, la lascio cadere, riposiziono la maglia sul ferro e lavoro a dritto. Poi abbiamo dei rovesci. Poi facciamo attenzione qui perché dobbiamo fare l'aumento. Sono 3, quindi 1, 2, aumento. Per farlo venire in mezzo, vi ricordate? 3, passo, marca punto e lavoro a dritto perché sono sul bordo. E questo è il 21° ferro. Lavorate il 22° ferro e nelle prossime puntate vediamo i ferri successivi. Adesso io vi sistemo il lavoro perché voglio farvelo vedere un po' in piano. Poi vi vado a prendere anche, vi faccio vedere l'altro. Quindi una volta sistemato il lavoro si presenta in questo modo, vedete? Quindi qui le trecce che cominciano a prendere forma sui lati, questa che è già formata e continua indipendentemente dalla sua formazione, vedete? Il nostro collo, non dico sciallato, ma quasi, quindi bello alto sul retro, poi scende in giù. E questo è il nostro progetto, ok? Adesso vi mostro l'altro che ho lavorato con l'altro filato. Eccolo qua, il Cardigan Evolution, lavorato con questo filato di Borgo dei Pazzi che si chiama Luna ed è sofficissimo perché è alpaca, lana e un po' di acrilico. Come vedete, rispetto all'altro, è stato lavorato con dei ferri più con un numero più basso, quindi le maglie sono più fitte e anche, vedete,
diciamo, la larghezza del nostro bordo è molto più stretta. Dipende ovviamente dal filato che ho utilizzato. Questo qua per me era molto bello, era lì da un po', ne avevo un po' di gomitoli e l'ho fatto. Vedete come si vede bene la formazione del collo, dopodiché questo qua andrà chiuso, ho fatto le asole, quindi ci andranno i bottoni, ho lavorato già una manica, vedete, abbastanza larga perché un cardigan deve essere morbido, alla fine ho fatto un coste 1 a 1, devo fermare i filini. Diciamo che è un progetto molto semplice, ma che mi piace tanto. Secondo me è un passepartout un po' per tutto. E potete farlo con qualsiasi tipo di filato perché rende tantissimo. Ecco qua, tutto qui. Allora, ci diamo appuntamento al prossimo video tutorial dove continuiamo il Cardigan Evolution e nel frattempo vi faccio anche qualche altro piccolo tutorial, magari sulle tecniche, perché me ne avete chiesti altri. Ricordatevi sempre l'iscrizione al canale, l'attivazione della campanella, di seguirmi su Instagram a Il Venerdì della Maglia, gruppo Facebook sempre Il Venerdì della Maglia. E condividete i video, invitate tante persone ad iscriversi al canale e condividete, come dicevo, i video anche nei gruppi magari che avete di maglia della vostra città, del vostro paese, in modo tale che tutte possano vedere i video. Detto ciò, vi auguro un buon pomeriggio e alla prossima. Ciao!